Oggi inizia il mese di maggio, il mese della Madonna, il mese che vogliamo trascorrere insieme a lei nella preghiera, nella meditazione dei misteri di Cristo che si sono realizzati in lei attraverso di lei, e vogliamo farlo anche in questo anno che Papa Francesco ha voluto come l'anno della preghiera in preparazione al giubileo del 2025. Maria non è solo donna di preghiera, ma è, potremmo dire, una preghiera personificata. Potremmo dire, con Francesco d'Assisi, è una preghiera vivente. Lei ci insegna a pregare, lei ci insegna la vera preghiera. Maria ci insegna a pregare ed a camminare verso il Figlio, a pregare non solo nei momenti in cui abbiamo bisogno, perché spesso questo no, noi facciamo, no? Andiamo da Gesù, andiamo da Maria, chiediamo ai santi i miracoli, le guarigioni, cose umanissime. C'è anche la preghiera di intercessione, di richiesta di aiuto, ma Maria è la donna, la testimone della preghiera, io direi, silenziosa, e quindi la preghiera della contemplazione. Maria, poche volte la sentiamo parlare nei Vangeli, ma quelle poche volte, quelle sue parole sono ricche di mistero, ricche di fede, sono la fede vera e sono appunto la preghiera di una discepola, della vera discepola, del modello di discepolato verso il Figlio Gesù. Ecco perché non potevamo e non si può, nell'anno dedicato alla preghiera, pensare a Maria, ricordarci di lei e farlo tenendo presente questa luce che ci viene da Maria nella preghiera, questa luce che Maria ci dona nel nostro cammino di preghiera, ma anche nel nostro cammino di fede, perché fede e preghiera sono lo stesso respiro, sono tutt'uno. E lo faremo a modo mio, chiaramente, lo faremo forse a volte, darò l'impressione di non avere un senso unico nella proposizione, nella proposta delle nostre riflessioni, ma lo vogliamo fare con libertà, con la libertà dei figli di Dio, ma soprattutto con quella libertà disponibile a lasciarci guidare da Maria, donna di fede, modello di fede, madre di Dio e madre nostra. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!